Noch eine ganz kleine Unsicherheit. Sprung jetzt. Oh, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Sono qui che sto cercando di rimettermi un po' in sesto perché non posso dire tutto quello che penso in questo momento, perdonatemi, sono veramente molto amareggiato, ma così, qualsiasi atleta fosse lì, di qualsiasi nazionalità, mi sento ferito, ma il poco rispetto, lo confermo, il poco rispetto per le gare del settore femminile, e avrei 10 cose da ricordarti subito una dietro l'altra in tanti momenti, in diverse cose. Così, sono molto molto amareggiato. Ne abbiamo passate molte effettivamente, Luciano, certo. Insieme, abbiamo visto troppi di questi incidenti e ogni volta abbiamo sperato che fosse la lezione decisiva, quella che insegnava a un intero movimento sportivo il rispetto per gli atleti. E invece ogni giorno siamo di nuovo qui a dover notare come alcune cose non vengano tenute nella giusta considerazione. Noi abbiamo con noi due campionesse, Barbara Merlin e Daniela Ceccarelli, e io posso vedere sui loro volti il dolore e anche un po' di rabbia per queste cose che non vorremmo e non dovrebbero mai accadere. A te posso ricordare un incidente che abbiamo vissuto insieme a Zaukensee, ti ricordi? Sì, al norvegese, ecco. Lì così. Un toboga abbandonato dove non doveva essere. Sì, ma poi c'erano anche altri problemi. Poi ti ricordi, qualcuno mi ha anche telefonato dicendo che non era corretto dire determinate cose.